Da un lato il progetto per il ripascimento avviato a Salerno, che ha già cambiato il volto della costa in città. Dall'altro, l'impegno dei comuni della fascia meridionale ad investire sulla risorsa turistica, partendo proprio dalla valorizzazione del mare. È la sfida lanciata dai comuni della costa sud della provincia di Salerno. Archiviate le elezioni municipali, Battipaglia ed Deboli hanno assicurato un lavoro sinergico per cambiare il volto della riviera. Una rivoluzione annunciata a 696TV dal neoassessore Giampaolo Lambiase, pronto a rilanciare i progetti lanciati a suo tempo dall'ente provinciale. C'è necessità diciamo, di riqualificare proprio la fascia pinetata, anche eh, delocalizzando, facendo spostare alcune attività che oggi sono all'interno della pineta in eh, terreni privati che però potrebbero eh, diciamo, spostarsi, delocalizzarsi a monte della Litorania. C'è ancora l'idea, e credo che sia un'idea attuale, di ehm, declassare la litorania, quindi non farla eh, utilizzare come strada di attraversamento tra nord e sud della provincia di Salerno, ma far eh, utilizzarla eh, proprio come strada a servizio diciamo, della balneazione e del turismo. Non solo il litorale, nell'ambizioso programma della seconda consigliatura di Cecilia Francese anche la regolamentazione del territorio attraverso il nuovo piano urbanistico riduzione al massimo del consumo del suolo, dotazione di servizi a moltissimi quartieri nella zona di Battipaglia che sono carenti per quanto riguarda i servizi.